Azioni da Nani su Stankovic, palla dietro per Stern, le mani di Petric toccano, salva Christensen, la rigiocata per Vettori, finalmente alto sulle mani di Bottolo, assegno il veto a pareggiare nuovamente 11-11. Mi sa che questo sarà un set da battaglia, Filippo, bisogna prepararsi. Stankovic ha alzato uno di quei candeloni, no? Sulle rigiocate che si facevano una volta per Chiroga. Però Vettori ha fatto la rincorsa, ha avuto il pallone altissimo, la presa alta da opposto, 11 pari. Stankovic in battuta, flottante, insidiosa, e poi il veto chiude per il 12-11. Ha ingannato tutti. Stankovic si è alzato la palla per tirare forte, poi è andato flottante. 12-11. Stankovic, grande battuta, Vlodarsic si salva, Bottolo, palla scontata, pallonetto. Il muro di Mazzone che poi la tiene anche in difesa. Ancora rigiocata per Vettori. Ancora segno Vettori. Terzo punto consecutivo del Vetto. 13-11. E attenzione perché Modena torna avanti di un break. La battuta del Vetto. 22-21 Modena. Bel servizio! L'ace del Vetto per allungare. 23-21. Quando serviva il primo ace personale per il Vetto. Linea 3 di ricezione. Petric, Karlicek e Grebelnikov. Carlis calti in mezzo al campo, in due per Luca Vettori. Che parallela del Vetto! C'era veramente. C'erano 20 centimetri tra il muro e l'asticella. È andata a infilarsi lì il pallone scagliato dal Vetto. 12-10. Stankovic riceve bene Bottolo, poi la palla al centro viene contenuta dal muro di Modena. La difesa di Christensen. Stankovic ancora per Vettori contro il muro a tre, diagonale a mezza forza ma vincente. Una grande battuta Luca Vettori, una sassata verso posto 5, impossibile da ricevere per il pur ottimo Bottolo sin qui. 3-1 Modena che prova immediatamente lo strappo. Sono 16 punti di Vetto, 13 in attacco, un muro e due ace, 3-1. Il centrale di Padova batte forte, Karlicek riceve, si va da Vetto, quasi senza muro, parallele del Vetto che questa volta attacca forte, ma forte per davvero. Io ripeto, tu sai che un po' a pallavolo ci ho giocato. Se un destro ha male alla spalla, la direzione in cui fa fatica a tirare è la diagonale. Io non riesco a capire perché lasciano sempre 6 metri di parallelo a Vettori. Tanto meglio, fatto così anche Piacenza. Tira forte Danani, ottima risposta. Soci dietro per Stern, grande diagonale, grande risposta di Christensen. Che difesa della Guaiano, palla dietro per Vettori. Seconda linea dopo una difesona di Maika Christensen. 13-9, ha scaldato il braccio Luca Vettori. È un'altra prestazione molto convincente del Vetto, questa alla Chioene Arena. Più 4 per il giallo blu. È il Vetto Day alla Chioene Arena. 13-9, Modena più 4. Ma il serbo tira forte Vlodarsic, la palla si impenna, però è buona per Soci. Palla ancora al centro per Volpato, tiene il muro di Mazzone, la difesa di Grebennikov. Palla dietro per Vettori. 23-18, potrebbe essere il punto che chiude la contesa questo. Lo mette a terra Vettori dopo un ottimo lavoro di muro difesa tra Mazzone e Grebennikov. Più 5 e 2-1 Modena. Ennesimo punto di Vettori che ha superato il ventello. 24-18 Modena avanti 2-1. Petric, grande battuta, la ricezione di Vlodarsic che nel campo di Modena, free ball, Grebennikov l'appoggio, Vettori senza muro. 25-18, che partita di Luca Vettori!